Nasce Lecce Città Digitale, un'iniziativa promossa da Bancasella e con il patrocinio del Comune di Lecce per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'economia digitale sul territorio. L'obiettivo del progetto è creare le condizioni per la maggiore diffusione dell'economia digitale nell'economia locale. Tutti gli studi infatti dimostrano che grazie a un maggior ricorso all'innovazione tecnologica, internet, alle soluzioni di e-commerce, alle nuove modalità di pagamento via smartphone e servizi online da parte della pubblica amministrazione, delle imprese e delle famiglie, è possibile semplificare i servizi al cittadino, migliorarne la qualità della vita, incrementare la produttività e l'efficienza del sistema economico locale e avviare nuove attività economiche, quindi creare nuovi posti di lavoro. L'iniziativa, già in corso da diversi mesi a Biella e che nelle prossime settimane sarà presentata anche in altre zone d'Italia, oggi ha fatto tappa a Lecce negli spazi del Museo Sigismondo Castromediano. Lecce ci sta puntando molto perché internet prima era soltanto un'infrastruttura come, utilizzata come strumento di informazione, oggi è diventato uno dei principali strumenti di comunicazione. L'amministrazione comunale deve fare la parte sua, lo sta facendo, ha ideato il progetto Lecce Città Wireless che inizialmente connetteva gratuitamente solo parti della città. Oggi la nostra ambizione è quella di ampliare la rete, l'abbiamo fatto già in 20 punti della città, contiamo di arrivare a 100 punti già entro un anno e mezzo, ma per fare in modo che questo sia uno strumento in cui poi i cittadini possono avere una serie di servizi e dialogare tra di loro con la pubblica amministrazione. Internet è la base per lo sviluppo delle nostre città, noi puntiamo a essere non solo una città digitale ma anche una città intelligente e da questo punto di vista ci stiamo muovendo a livello nazionale ed europeo e stiamo avendo anche i dovuti riconoscimenti. Cosa significa dire oggi città digitali? Molto già è stato fatto. Molto è stato fatto, ma resta ancora molto di più da fare. Se pensiamo al grado di innovazione che la tecnologia ci rende disponibile oggi e a tutte le cose che possiamo inventare anche solo con la fantasia e direi ancora più semplicemente copiando quello che altri paesi stanno realizzando e hanno già realizzato, direi che i passi in avanti che possiamo fare sono tanti e possono essere uno spunto fondamentale per fare ripartire il paese con un'ottica di servizi al cittadino reali e di vero stimolo per le imprese. Ci sono, secondo noi, di Bancasella tanti spazi da riempire e questo è un momento importante per l'imprenditoria, capire le potenzialità e cavalcarle. Il primo obiettivo qual è? Il primo obiettivo è proprio fare cultura, perché se non si fa cultura non si riesce neanche a creare quello strato di capitale umano, quindi di condivisione, di conoscenza, che è fondamentale per poter poi lanciare dei progetti nuovi, innovativi, che siano poi di servizio un po' per tutti, la comunità, le imprese e il cittadino.